Tutto quello che vedete non è apparentemente, come sembra, fotografia, ma disegno, insieme alle cornici che sono di tipo basile, quindi è quasi un lavoro a quattro mani, si potrebbe dire che questo, anche diciamo corniciario in senso molto banale, ma in realtà è uno scultore. Quindi questo spirito che si è fuso completamente, i disegni di José vengono affidati a Pippo, che non sa neanche esattamente come sarà il risultato, è un po' un work in progress. Passo un personaggio e lo interpreta a suo agio, anzi mi piace questa libertà, no? Anche se l'unico che le dico è di spingersi creativamente al massimo, no? Non le dico niente di più, piace che la totale libertà. Quindi appunto questo spirito sperimentale reciproco e questa fusione perfetta che vedete lì come risultato. E appunto la partenza di Predatores è proprio per dimostrare la trasversalità del lavoro, si ispira alla piramide alimentare animale, quindi qualcosa che apparentemente con l'arte potrebbe sembrare troppo scientifico, per la scienza troppo artistico, mettetela come volete. Invece il racconto che fa José attraverso questi caratteri umano-animali, quindi queste metamorfosi, che è anche il tema proprio della serata, la metamorfosi dell'umano, che ha una tradizione che si perde nel mito fino ad oggi. Questo lavoro di José quindi sposa perfettamente questa natura della mostra. È un progetto durato 3 anni, no? Sì, magari un po' di più. Ho cominciato, ricordami un giorno facendo la siesta. Sono 10 minuti solo alla giornata, ma non dire del ballo. Dopo andare al bacio. E mi ricordo di vedere questo triangolo dopo il sonno. E non so, mi è sembrato, ho cominciato a sviluppare ogni volta di più il progetto e mi è sembrato una ottima forma di illustrare un po' la natura umana, no? Collegando la piramide di predazione animale. Potevo parlare dal Dio fino alla base, no? La base dove spesso siamo tutti da miscuglio, senza neanche un giudizio. Io anche ho fatto, al di là del quadro, della scultura, c'è anche il testo che lo scrivo io, ma qualche volta prendo qualche citazione, e anche c'era il suono che abbiamo lasciato un po' a metà di strada, perché era un progetto che stava diventando troppo grande, c'era da chiudere, no? Ma mi è piaciuto tantissimo completare, magari un giorno si completa con tutti i personaggi, anche con il suo suono, che uno può sentire ancora nel sito, qualche referenza. E quindi parlando di questi personaggi, non volevo fare anche un giudizio, no? Sono uno sguardo senza giudizio che lascia anche allo spettatore una libera interpretazione, cioè anche libertà dall'altra parte, lavorare anche per libertà per l'interpretazione dello spettatore, ma dove vedo che non capisci una cosa diversa. Sembra che è determinante, ma per me è un tono.
sapere aprirsi al massimo la sperimentazione, perché più conosci, più strumenti hai nella tua orchestra per mostrare quello che vuoi dire. In questo caso ho scelto il bianco e nero, ho scelto la matita perché volevo dare un'interpretazione quasi fotografica, ma anche a sua volta ho curato tantissimo l'illuminazione, un certo trattamento di sfondi, e per dare anche una luce del barocco, no? Ma era molto importante questa interpretazione quasi giornalistica, no? per fare capire che erano quasi reali, che era, non so, quasi ero andato con la mia macchina fotografica e ho preso quei personaggi folle che un po' vivevano dietro la cornice. Ma io penso che la tecnica è una cosa circostanziale. Per quello sicuramente mi piace tantissimo lavorare con altri artisti che lavorano su altri supporti, no? Lavorano tanto con i musicisti, adesso stanno aprendo anche collaborazioni con fotografi, con scultori, anche con architetti, no? Penso che anche è bella quella simbiosi. Io adesso passerei la parola poi al professor D'Agostino, che attraverso il suo intervento possono nascere anche delle domande. Chiudo solo dicendo appunto che l'uso di queste frasi che appunto leggete sotto ogni opera rendono anche qui diciamo onore a questo inserimento nella mostra, proprio perché è un aspetto, vanno a toccare un aspetto diciamo psicanalitico di questi uomini, animali, di cui appunto lui vuole raccontare senza giudizio, quasi fosse uno specchio delle nostre vite, dove appunto uno si può conoscere o meno, oppure può non pensare allo stesso modo ovviamente. Quindi appunto un artista che tocca, avendo anche studiata la psicanalisi, e non a caso poi, altra trasversalità, questo è il catalogo che abbiamo analizzato insieme a Vittorio Sgarbi, che aveva scritto il testo, proprio al Museo di Storia Naturale, qua a Milano, quindi un luogo altrettanto scientifico, che con l'arte si sta aprendo negli ultimi anni, se apparentemente non dovrebbe centrare niente. Quindi io passerei la parola al professor D'Agostino. Grazie per essere venuti innanzitutto. Ringrazio Massimo Sardini e Claudio Composti che mi hanno invitato. E sono molto contento di parlare di José Molina, perché alla base della nostra conoscenza sono state alcune fortunate coincidenze. La prima è che quando Massimo mi ha invitato quindi questa sera a parlare di lui, neanche a farlo apposta, vi parlo di un mese fa, alla fine di marzo, si inaugurava appunto la personale di Molina alla Fondazione Guglielmo qui a Milano in via Tapino, dove erano esposte tutte le opere che vedete, comprese anche le sue prime opere, disegni anche abbastanza piccoli, quindi quanto di più diverso da questi disegni, questi ritratti iperrealisti. E quindi ho avuto la fortuna di conoscerlo, di intervistarlo, e tra l'altro osservando appunto le sue opere, altra coincidenza, mi sono ricordato che appunto l'avevo già visto 2 anni fa al Museo di Storia Naturale, appunto, dove aveva esposto alcuni di questi ritratti così mostruosi, che non si figuravano affatto poi a fianco di scheletri, comunque di animali, credo fosse quello proprio il concetto alla base di quella mostra. Terza coincidenza è che osservando alcune sue opere, e in particolare mi riferisco ai codardi che vedete poi esposto in fondo alle due opere, quello dipinto più in basso, così mi è venuta in mente una suggestione iconografica e mi ha ricordato un altro artista, infatti gliel'ho anche detto, completamente diverso per biografia, per periodo storico, per evidenza geografica, cioè parlo di Escher, questo artista olandese famoso per le sue metamorfosi, dove realizzava queste grandi composizioni, dove modificava dall'umano all'animale, oppure dove anche i paesaggi si modificavano di colpo, scacchiere che diventavano architetture e così via. Me lo ricordo perché tra l'altro i miei in casa tenevano una grande riproduzione di una di queste sue immagini metamorfiche in salotto, quindi quando sono piccolo ho in mente queste immagini. Osservando quindi i codardi per via di questa scomposizione delle immagini, appunto, quella figura maschile sembra quasi una matriosca con il volto.